Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo la seconda parte della recensione dell'Icine Vitail 210. Nel video scorso avevo detto che lo slot micro SD del DVR era in comune con lo slot del black box. In realtà mi sbagliavo e lo slot del DVR è qua in questa posizione. Ecco, la micro SD per registrare i video non è in dotazione, quindi dovete fornirla voi. Ecco, la prima cosa che potete notare è che ho cambiato gli ESC, non sono più gli ESC originali ma sono i DYS XS 30A, e questo perché gli ESC originali della IMAX Lightning 20A davano problemi. Praticamente all'inizio pensavo fosse il motore, infatti era un motore difettoso di questo quadricottero che girava male, aveva qualcosa all'interno che non andava. Però dopo aver cambiato motore ho notato un altro problema: praticamente il motore andava out of sync. Out of sync vuol dire che l'ESC perdeva la sincronizzazione con il motore e al cambiamento rapido del gas praticamente si bloccava, andava leggermente a scatti e se c'era un cambiamento di gas molto forte si fermava, si bloccava completamente. È un problema noto di alcuni ESC, però non pensavo di trovare un problema del genere con un RTF. Questo vuol dire che chi l'ha costruito probabilmente non è andato a fondo a provarlo, specialmente perché dopo una ricerca su internet ho visto che questo problema non era solamente mio, era un problema di tanta altra gente che ha acquistato questo quadricottero. Infatti questo problema si traduce in una vibrazione ogni tanto del quadricottero molto forte, e questo dopo un po' di tempo del volo, dopo un minuto o due. Sono andato a fondo per cercare una soluzione al problema e la soluzione l'ho trovata. È una soluzione parziale perché funziona, però rischiate di bruciare un ESC. Perché? Perché entrando nel software di BL Heli e togliendo la protezione della temperatura, disattivandola, ecco, ho risolto parzialmente il problema e quindi ho capito che questi ESC della IMAX, che hanno 20A come massima corrente, sono troppo pochi per questi motori, specialmente anche con queste eliche. Ecco, siccome sono da 2300 kW, praticamente queste eliche spingono il motore a fare alti giri e ad alti giri consumano tanti ampere. Quindi se volete acquistare questo quadricottero e continuare a utilizzare gli ESC originali, vi consiglio assolutamente di mettere le eliche tripala, che poi farò le prove e vi indicherò quelle migliori che ho trovato per questo quadricottero, ma dovete togliere anche a rischio vostro la protezione della temperatura degli ESC. Ecco, per sapere come togliere la protezione della temperatura di questi ESC vi consiglio di andare a vedere questa serie di video su BL Heli. Un'altra cosa che ho fatto, come potete notare, ho spostato leggermente la ricevente così da far sporgere questa parte dell'antenna all'esterno e quindi non essere bloccata dal carbonio. Ovviamente, come potete notare, non arrivano le eliche a tranciarla, quindi la posizione è ottima così. Per quanto riguarda il collegamento degli ESC ai motori è molto semplice, praticamente dovete saldare i cavi dei motori da questa parte agli ESC. Da questa parte invece dovete sfruttare queste saldature qua, che sono positivo, segnale e negativo, per alimentare il nostro ESC ma anche per far passare il segnale. Per quanto riguarda il cavetto nero del segnale, potete saldarlo direttamente sul cavetto nero dell'alimentazione, e purtroppo non ho potuto sfruttare questi pezzi qua da saldare sui miei ESC perché sono molto difficili sia da desaldare da questa parte ma anche da risaldare sull'altro ESC. Purtroppo da questa parte e anche da questa parte ho dovuto fare un buco per far passare i cavi, altrimenti non ci passano. Come potete notare, ho dovuto mettere le mani pesantemente su questo quadricottero, sia dal punto di vista hardware ma anche dal punto di vista software, perché praticamente la versione installata sul mio quadricottero, che è la versione questo quadricottero mi è arrivato qualche mese fa, purtroppo non ho avuto il tempo di recensirlo subito, probabilmente vi arriverà con una versione più recente di CleanFlight, però la versione che avevo io
non funzionava neanche con CleanFlight. CleanFlight richiedeva una nuova installazione, altrimenti non potevo gestire nulla di questo quadricottero. Perciò ho installato direttamente Betaflight e adesso andiamo a vedere le impostazioni di Betaflight, che è molto importante vederli perché questo quadricottero è un po' particolare rispetto agli altri quadricotteri che abbiamo già visto in precedenza. Per quanto riguarda la radio, ho dovuto aggiornarla con un nuovo firmware che estende i canali da 6 a 10 canali. Ecco, vi lascio un link sotto questo video se volete acquistare il cavo speciale che serve solamente per aggiornarla, costa sui 3 euro, quindi conviene per chi ha una FlySky averlo, e farò un video anche per far vedere come si aggiorna. Io personalmente l'ho aggiornato con un Arduino Nano, potete farlo sia con questo, ma è molto più facile farlo con il cavo che potete acquistare da Banggood. Perché ho fatto questo aggiornamento della radio adesso con questo quadricottero e non l'ho fatto con gli altri? Perché questo contiene il GPS e contiene altre funzioni come il magnetometro o anche il barometro che possiamo attivare o disattivare, e per farlo sarebbe meglio avere dei canali in più. La ricevente di questo quadricottero e la X6 della FlySky hanno fatto anche la versione X6B, e questo credo a causa di questo problema. Praticamente il failsafe funziona, cioè la ricevente, quando non riceve più il segnale della radio, imposta i canali a seconda di quello che avete preimpostato nella radio. Il problema che non segnala il fatto che è entrata in failsafe al flight controller, e questo praticamente il flight controller non entra in failsafe. Ciò non sarebbe un problema assolutamente, perché entra in failsafe quando perde il segnale, però essendo anche con funzioni GPS, questo non permette di sfruttare le funzioni failsafe del flight controller. A questo punto della recensione, chiunque avrebbe il dubbio sull'acquisto di questo quadricottero, beh, se state cercando un quadricottero ready to fly, questo è il più lontano possibile dal ready to fly. Dovete metterci le mani e pesantemente, sia dal punto di vista hardware che software. Quindi, se siete disposti a questo, questo quadricottero è un bell'acquisto, ma solamente dal punto di vista del prezzo, perché se volete acquistare una radio come questa qui vi costa 40 euro, e se andiamo a sommare i motori, batteria, carica batterie, andiamo al di sopra dei 100 euro, e quindi tutto il resto, GPS, OSD, flight controller, carbonio, la trasmittente video, la telecamera, l'antenna, eccetera eccetera, tutto questo è gratuito. Quindi la scelta a voi. Adesso andiamo sul software a vedere come ho configurato questo quadricottero. Ecco, adesso andiamo a controllare la versione del firmware e anche che tipo di flight controller abbiamo. Andiamo sul CLI, scriviamo version e vediamo che abbiamo il Betaflight, la versione 3.1.7, che è l'ultima che ho installato, praticamente installata su un SP Racing F3 Evo. Andiamo sulla schermata setup. Come potete notare, il quadricottero non è un quadricottero normale, ma si chiama V-Tail, e questa cosa molto importante, perché se non impostate il modello giusto del quadricottero, il mix dei canali non avviene correttamente e avrete un movimento della coda molto veloce, perché questi due motori spingono, oltre a spingere in giù, spingono questo a destra, questo a sinistra, e quindi o dovete andare ad abbassare il proporzionale dello yaw, altrimenti vi si ribalta il quadricottero. Ma non è una soluzione, perché volerà malissimo, e la soluzione giusta è andare a mettere il tipo di quadricottero giusto. Per quanto riguarda la calibrazione degli accelerometri, sappiamo già come si fa: si mette per terra, si schiaccia quello. Il magnetometro lo dovete calibrare lontano da fonti magnetiche o da metalli, quindi qua non lo faccio. Per quanto riguarda le porte, la prima porta USB VCP è molto importante mantenerla sempre attiva, perché se non la mantenete attiva non potete più collegare il vostro flight controller al computer.
Per quanto riguarda lo UART 1, abbiamo praticamente la nostra minimo SD collegata a questa porta, quindi anche questa la dovete mantenere attiva, altrimenti non vedete i dati di telemetria sullo schermo. Per quanto riguarda lo UART 2, abbiamo la ricevente installata su questa porta. Per quanto riguarda invece lo UART 3, come potete notare, ho installato il GPS. Adesso andiamo sulla configurazione, che una cosa molto importante è questa scelta che abbiamo detto, il V-tail quad. Ecco, questo è il quadricottero normale di solito AX che utilizziamo, invece noi dobbiamo utilizzare il V-tail quad. Ecco, allora, per quanto riguarda la ricevente, originariamente la ricevente era sempre installata nella stessa porta, però era impostata su PPM, e siccome questa ricevente è capace di utilizzare la porta IBUS, praticamente l'ho impostata su IBUS. Però non basta questo, perché dovete andare nel quadricottero a togliere il connettore dalla ricevente e metterlo nel connettore dove c'è scritto IBUS. Per quanto riguarda la frequenza del giroscopio, l'ho messa a 8 kHz, che lo supporta benissimo il giroscopio installato sul flight controller, specialmente che è installato con una porta ESP, quindi riesce a comunicare velocemente, molto veloce. Infatti vedete, il cycle time è 130-120 circa. Per quanto riguarda il PID loop frequency, praticamente l'ho messo a 4 kHz, potrei metterlo anche a 8 kHz, però il CPU load qua salirebbe a 40%, e 40-38-40% è troppo, specialmente che dobbiamo utilizzare il GPS. L'accelerometro, il barometro e il magnetometro sono attivi e funzionanti, come potete notare. Per quanto riguarda le altre opzioni, ho attivato il LED strip, adesso andiamo a vedere come l'ho configurato. Il black box è attivo e scrive direttamente sulla micro SD, perché è attivata questa opzione SD card. Per quanto riguarda il protocollo di comunicazione con l'ESC, come potete notare, ho attivato il multishot, perché i miei ESC permettono di comunicare con questo protocollo tranquillamente. Per quanto riguarda gli ESC originali, anche se c'è scritto OneShot 125 multishot ready, in realtà ho avuto problemi a utilizzare multishot. Praticamente non si riuscivano a calibrare, non si riusciva a comunicare con loro. Non so se bisognava modificare qualcosa di hardware sugli ESC, ma comunque non funzionavano, e questi ESC facevano schifo. Per quanto riguarda il VBAT, è attivo perché deve comunicare il voltaggio al OSD, che ce lo farà vedere sullo schermo tramite la porta UART3, e comunicano in MSP. Il GPS è attivo, e il protocollo UBLOX, ecco, un parametro che ho aggiunto io è 2.26, che è la declinazione del magnetometro. Questo dato si trova su internet, e parleremo di questo nei tutorial di Betaflight che arriveranno il mese prossimo, durante il mese prossimo. Per quanto riguarda l'angolazione della telecamera per FPV, l'ho messa a 20. Adesso andiamo a vedere il failsafe. Ho disattivato lo stadio 2 del failsafe, perché praticamente, come abbiamo detto, questa diciamo la ricevente non funziona, non riesce a comunicare che è andata in failsafe al flight controller. È praticamente il failsafe gestito completamente dalla ricevente e la radio. Se andiamo nel menu della ricevente, failsafe, vedete che ho messo il canale 3 a meno 100, che sarebbe il canale del gas, il canale 5 a meno 100, che sarebbe il canale di questo switch che arma i motori, quindi vorrei che quando vada in failsafe si disarmano i motori. Per quanto riguarda il canale 6, è a più 100, perché a più 100 il canale 6 è questo. Praticamente adesso andiamo a vedere che cosa fa il canale 6. Praticamente il canale 6, quando va in failsafe, quindi abbiamo detto va a 100%, quindi circa a 2000,
andrà ad attivare sia il beeper che il GPS home. Questo vuol dire che se mi sento sicuro con il segnale GPS e il magnetometro funziona bene, allora tolgo, lascio il canale 3 e il canale 5 a off, e quando va in failsafe, quindi non riceve più il segnale, il quadricottero inizia a bippare e torna a casa. Se invece trovo che il segnale GPS non è proprio sicuro, allora lascio questi due valori così come sono, e quindi se va via il segnale si spengono i motori e cade il quadricottero. Per quanto riguarda il pit tuning non ne parleremo in questo video, ma vi lascerò le mie impostazioni quando avrò finito sotto nella descrizione nel video del volo che farò prossimamente. Per quanto riguarda invece i modi di volo, praticamente sull'AUX 1 ho messo di armare i motori e li armo con questo switch. Per quanto riguarda l'air mode, lo attivo e disattivo con questo switch. Le modalità di volo le gestisco con questo switch, praticamente, che è l'AUX 3. E per quanto riguarda le funzioni GPS le gestisco con questo switch qua. Questo switch qua è l'AUX 4, dove sono andato a disattivarlo normalmente in questa posizione, e quando in questa posizione attiva sia il barometro, il magnetometro, vedete canale AUX 4, e anche il GPS hold, attiva tutte e tre, e quindi il mio quadricottero dovrebbe restare nella sua posizione quando attivo questo. Muovo lo stick, lo muovo, si muove e va avanti o indietro, insomma nella direzione che gli ho dato. Quando lascio gli stick rimane fermo nel suo posto. Per quanto riguarda il canale AUX 2, che è impostato su questa rotellina qua, quando muovo la rotellina, come potete notare, fino al mezzo inizia a suonare il buzzer, perché dovrei essere capace di far suonare il buzzer nel caso cadesse il mio quadricottero per riuscire a ritrovarlo. Ma quando vado avanti fino in fondo, praticamente si attiva il GPS home, quindi torna a casa. Perciò con questa rotellina riesco a gestire sia il mio beeper o il buzzer e anche il mio ritorno a casa. Non solamente sfruttando questo canale, questa rotellina, come abbiamo visto, riesco, quando va in failsafe, a mandarlo, a farlo tornare a casa in automatico. Per quanto riguarda la configurazione dei LED posteriori, come potete notare è verde quando sono disarmato, quando sono armato diventano rossi con questo effetto tipo supercar. Invece i LED davanti praticamente sono rossi quando il volo GPS non è permesso, quando ci sono i satelliti però le condizioni non lo permettono diventa arancione, quando invece lo permette diventano verdi. E il suono del buzzer che stavate sentendo praticamente è perché il quadricottero non è pronto al volo GPS e quindi mi avvisa. Tutte queste informazioni sui LED e il buzzer eccetera eccetera ne parleremo nei tutorial di Betaflight, che abbiamo detto farò durante il mese prossimo. Nel prossimo video vedremo la performance massima che posso ottenere da questo quadricottero con la configurazione migliore sia hardware che software che sono riuscito a fare. Nel frattempo, se avete delle domande, lasciatele pure giù nello spazio commenti, vi rispondo appena possibile. E se non siete iscritti, volete seguire il canale, cliccate qua sulla pallina per iscrivervi ed essere aggiornati sull'uscita del nuovo video. Grazie a tutti e ciao, alla prossima!